Colpo di scena in una tranquilla domenica mattina. Olga Ferretiatko è totalmente afona. Ricerca affannosa di una nuova Dina. Alle 5 è atterrata a Francoforte Lavinia Bini, che adesso è in palcoscenico. Lavinia Bini, 4 ore fa era a St. Gallen, oggi era giorno di riposo. Purtroppo Olga Ferretiatko è rimasta senza voce e lei con grande coraggio ha preso un aereo ed è arrivata alle 6, ha fatto una breve prova in palcoscenico. Ma quanto coraggio ci vuole? Non lo so. No, non è quello, è sempre bello fare il nostro lavoro, quindi è l'entusiasmo più che il coraggio. Poi, e il vostro lavoro è fatto anche di imprevisti. A quanto pare sì, è la prima volta che mi capita, quindi... Ma magari è di buon auspicio, io me lo auguro e intanto a nome del teatro ti ringrazio per esserci venuta in soccorso, è veramente un grande, grandissimo in bocca al lupo. crepi, grazie. Non potevamo che congedarci così dall'Elisir d'amore andato in scena a Wiesbaden, con l'ultima parte dell'opera che è anche la sigla di Pillole di Passione. Applausi per tutti, in particolare per Lavinia Bini che ha interpretato Adina. Che sia nata una stella, a presto. Tutti insieme! Teatro Regio, Wiesbaden. Oh, oddio, guarda, ho perso 10 anni di vita in 4 ore.